Bene, sono da poco passate le 7, ho appena finito di fare colazione per la mia sessione mattutina di allenamento. Oggi ho una valutazione con un nuovo maestro, un Pro 2.2. Ho finito di fare colazione e ho pensato di fare un piccolo aggiornamento sulla mia situazione. Obiettivo: passare da principiante a pro, e devo ammettere che mi è stato chiesto di dare qualche aggiornamento ed effettivamente ci sono stati molti cambiamenti nell'ultima settimana, sia a livello di ricerca di maestri, di fase di allenamenti, quindi voglio fare un piccolo riassunto. Allora, obiettivi. Finalmente ho degli obiettivi stabili, precisi, molto chiari, che fino a poche settimane fa non avevo. Ho avuto una crescita importante in termini proprio di capacità di gestione della partita, per cui credo che nei prossimi 2 o 3 mesi sarò pronto per iniziare i primi tornei. Quindi da adesso fino a fine marzo avrò una programmazione attualmente svolta esclusivamente e selezionata esclusivamente da me, e che poi andrò ad adattare, ad migliorare attraverso delle collaborazioni che sto instaurando con dei professionisti del settore, quindi preparatore atletico e così via. Bene, allora la mia strategia è la seguente: dal 19 di gennaio al 19 di febbraio un'attività di 11 allenamenti, 10-11 allenamenti settimanali. In questo momento svolgerò la maggior parte degli allenamenti extra paddle, quindi complementari al paddle, per la crescita muscolare, quindi continuerò a fare attività di palestra e di corpo libero con molti carichi, poco cardio e un buon numero di giorni di attività per padel, quindi specifici con allenamenti con maestri, partite e poi l'utilizzo della padel machine. Dopodiché, dal 19 gennaio al 19 febbraio, invece, andrò a diminuire di un giorno quella che è l'attività che vado a svolgere in palestra, e vado ad aumentare un'attività di cardio. Cardio che in realtà farò anche in questo mese, ovviamente in modo limitato, solamente un giorno alla settimana farò 5-7 km di corsa, proprio per cercare di aumentare e di mantenere alto il livello di preparazione per quanto riguarda lo sforzo fisico nel lungo durante le partite. Quindi dal 19 gennaio al 19 febbraio invece andrò a aumentare quella che è l'attività di cardio, in modo tale da permettermi di fare una sorta di preparazione per l'anno sostanzialmente. Dopodiché dal 19 febbraio al 19 marzo andrò ad aumentare il numero di allenamenti e di partite, e andrò a diminuire e a stabilizzare quello che è il cardio, a diminuire quella che è l'attività in palestra. Quindi le sessioni di allenamento attualmente sono così sviluppate: 10 allenamenti, di cui 3 in palestra, 2 in palestra e 1 di corpo libero, 3 allenamenti col maestro o 2 allenamenti e una partita col maestro, un giorno di cardio, 3 giorni di utilizzo di padel machine. E quindi in questo momento mi concentro esattamente per un'attività di crescita muscolare e per continuare ad allenarmi col maestro. Maestro che andrò ad adattare, aumentando quello che è il numero appunto di maestri rispetto ai giorni che do a disposizione di attività sul campo, oppure aumentando il numero di partite. Sto mantenendo un'alimentazione sempre in deficit calorico, ma aumentandola, nel senso che il mio deficit è stato un deficit importante negli ultimi 10 mesi. Ho perso più di 16 kg e attualmente invece sono circa 2700 kcal, con un consumo di 3200 kcal giornaliere. Mangio sporco in questo momento. Anche per la parte di alimentazione andrò sempre di più a migliorarlo, e tra febbraio e marzo andrò a mangiare pulito, quindi sempre più o meno con questo numero di kilocalorie, forse anche di più, però cercando di mangiare molto più pulito rispetto a come sto mangiando oggi, dove mi concedo sicuramente delle pizze, sicuramente del cibo sporco, per esempio questa mattina, oltre alla mia colazione classica che è stata fatta con un Milk Pro 35 più dei cereali. Andrò a mangiarmi per esempio un pasticcino, e prima di andare ad allenarmi, quindi alle 7:30, mi farò un toast con della marmellata, per esempio. Dopodiché mi mangerò una mela e mi mangerò una barretta, anche quella barretta non è molto pulita. Quindi tutti questi cibi li andrò poco a poco ad eliminare o comunque a migliorare nel tempo. Lato maestro invece, molto molto importante. Allora, attualmente